di Covid e si è ammalata col suo compagno. Il suo compagno non ce l'ha fatta. Lei oggi qui, con grande coraggio, ci siamo sentiti proprio nella giornata più triste quando lui se n'è andato, è così? Sì. Sì, lui se n'è andato il 25 marzo, dopo 2 settimane di terapia intensiva in cui ha combattuto con tutto se stesso, penso che qualcun altro non sarebbe riuscito a combattere così tanto, però non ce l'ha fatta, perché questa malattia colpisce tutti, indistintamente, non significa avere altre malattie, non significa avere 30 anni, averne 40, 50, 60, 70, colpisce tutti indistintamente, quindi... Il mio invito, io ho iniziato un po' questa battaglia sui social a chiedere alle persone di restare a casa perché c'è ancora troppa superficialità e leggerezza. E l'unico sistema è rimanere a casa.